Ma ciao a tutti picciotti, bentornati sul mio canale. Oggi giorno 9 di Io resto a casa, la serie. Dopo 9 giorni sul mio viso cominciano ad intravedersi questi piccoli segnetti dettati da un'alimentazione, ecco, non correttissima, però neanche troppo malvagio. Cioè la Nutella comunque soltanto una volta al giorno, le fritture poco, con moderazione. Oggi facciamo merenda insieme, non preoccupatevi perché domani sarà online il video delle maschere viso, so che lo attendete con ansia, quindi sarà online domani, altrimenti posso buttare un ingrediente che avevo comprato e non mi sembra il caso. Sono tipo le 6 del pomeriggio e io mi sono un attimo messa a letto alle 4:30 dicendo mi rilasso 2 minuti visto che stamattina ho fatto Pilates. Anch'io sono entrata a far parte del giro delle persone che fa allenamenti in videochiamata. Non me lo sarei mai aspettato, ma mia cognata me l'ha chiesto per ben 2 volte, alla terza è sciarra familiare. Quindi... Ciao, ci tengo a cantare questa filastrocca, fa così. Sciarra, chitarra, musica, battaglia, scendi dalle scale, faccia di maiale. Quindi dovevo per forza dirle di sì. È stato molto rilassante, non avevo mai fatto Pilates nella mia vita, è stato anche parecchio faticoso. Abbiamo fatto un plank di 1 minuto e mezzo, che a me sono sembrate tipo 4 ore. E visto che ho subito questo super trauma stamattina, voglio fare una merenda consistente adesso. E per facciamo merenda insieme intendo che proviamo a fare merenda insieme, perché mi sono accorta di una cosa. Intanto berrò questo infuso che ho comprato quando sono andata a fare la spesa al Carrefour, che è della linea Activa Tè al cacao e miele, ed è molto buono, è molto dolce. Secondo me è quello che sa più di cacao tra tutti quelli che ho comprato al cacao, però non è il mio preferito. Cioè a me piacciono di più cose in cui ci sono chiodi di garofano. E poi mangeremo una cosa. Mangerò una cosa, forse, chi lo sa. Su Instagram seguo una ragazza palermitana che è super famosissima, si chiama Chiara Di Quarto, e l'altro giorno ha fatto vedere che lei a casa ha fatto i Nutella Biscuits. Sono andata a guardare il suo profilo di TikTok perché questa ragazza è molto giovane e quindi utilizza TikTok bene, non decisamente come me che faccio 4 ballettini e poi non lo uso per un anno. E insomma, lei ha dato la ricetta dei Nutella Biscuits, ha fatto tipo questo mini video super carino, e lo voglio assolutamente riprodurre. Solo che in casa ho solo questo bicchiere di Nutella che ne contiene 200 grammi e lei dice che bisogna utilizzare 180 grammi di Nutella, per cui dovrei dimezzare le dosi se poi voglio metterla sui biscotti. Ma per dimezzare le dosi devo dimezzare le dosi delle uova, ma l'uovo è uno solo, come faccio? In realtà la ricetta dovrebbe essere facilissima, ma ci sono dei ma. Intanto 180 grammi di Nutella, che per noi saranno la metà, quindi 90 grammi di Nutella. 140 grammi di farina, quindi 70 grammi di farina per noi. E un uovo. Però io adesso devo chiamare mia madre, devo capire che cosa mi consiglia. Mamma, ho bisogno di un consiglio. Sei in diretta su YouTube. Abbiamo bisogno di un consiglio. Abbiamo bisogno di un consiglio. Sì. Allora, questa ricetta che devo fare dice che devo mettere un ingrediente, un altro ingrediente e un uovo. Sì, quali sono i due ingredienti? Aspetta, no, vabbè. Sono la Nutella e la farina. Ah. E poi un uovo. Ma sì. Se io metto la metà di Nutella, la metà di farina, come faccio a mettere la metà di un uovo? Che ritorna. Allora, anche l'uovo, nessuno lo penserebbe, ha un peso. Allora sta così, chiama l'uovo, si sbatte una ciotolina. Ci avevo già pensato, sono un genio. Ok, va bene, grazie mamma. Prego, tesoro. Ciao. And the Oscar goes to Roberto. Allora, dovrebbe essere molto semplice. Lei fa Nutella, poi sulla Nutella sbatte l'uovo, poi mette la farina, impasta con le mani, poi fa un buchino al centro di questi tondini e li mette in forno. Per fortuna qualcuno le ha chiesto: Chiara, ma in forno a quanto, a quando, che senso? E lei ha detto 170 gradi per 10 minuti, ma 170 gradi forno statico ventilato, quindi cerchiamo su internet se i dolci vanno al forno statico ventilato. Sono una frana. Quando sarà il forno in modalità statica o ventilata? Che questo valga per il futuro, picciotti, non ve lo scordate mai. Va ventilato per crostate, biscotti, pasta al forno, arrosti di carne, pesce al cartoccio e verdure, e si utilizza il forno statico per torte, pan di Spagna, pasta foglia, focaccia, pane e pizza. Questo è un biscotto, quindi mi sa ventilato. Ok, ventilato, 170 gradi,
Boh, speriamo che funzioni. Allora, picciotti, per prima cosa sbatto l'uovo. Io negata. A questo punto come faccio a sapere quanto pesa? Forse avrei dovuto pesarlo prima. Vabbè, andremo ad occhio. Adesso dobbiamo mettere la metà di 180 grammi di Nutella. 90 grammi. Vabbè, 2 anni così, eh? Devo portarmi un altro cucchiaio. Questa è avanzata, me la mangio. A questo punto devo mettere la metà di questo uovo. Io dico che sono 3 cucchiai. Comincio a mescolare. A questo punto metto la metà di 140 grammi della farina 00, cioè 70 grammi, bravissimi! E mescoliamo. In teoria lei usa una frusta, in pratica io la frusta ce l'ho ma è di plastica, quindi vediamo. Ma se mi serve un po' più di umido che faccio? Io non gli voglio mettere quell'uovo. Cazzo, forse glielo devo mettere per forza, ma la farina non è troppa. Troppa! Vado con le mani. Ma è troppo asciutto l'impasto. Ma lei viene tipo una consistenza bella crema. Ah, però forse ci siamo. Che odore nutelloso, ragazzi. Io sto massaggiando questo impasto come se fosse tipo pasta di sale. Ma lei faceva tutta una cosina così. Solo che lo faceva sul piano. Io non lo posso fare, sennò sporco il mio piano per sempre. Allora, carta forno. Prendiamo l'impasto e facciamo delle palline. Tra l'altro non so neanche quanto devono essere grandi. Boh, facciamo una prova tipo così. Sembra che io ci abbia messo olio, mi sta facendo schifo. Non tutti delle stesse dimensioni, a Masterchef sarei già stata eliminata. A questo punto devo fare un buco. Cazzo, si sgretolano tutti. Un buco al centro di tutti questi biscottini. Questo è un duro colpo per una perfezionista come me. Che poi questo buco servirà dopo a metterci la Nutella dentro. Vabbè, che dite? Allora, io ci sono, anche se questi biscotti mi sembrano piuttosto malvagi. Li vado a mettere in forno per 10 minuti a 170 gradi. Forno ventilato. Non sono molto fiduciosa, la vedo dura, picciotti. Non lo so cosa accadrà. Ho sbagliato tutto. Ho messo i biscotti nel forno che non aveva ancora raggiunto la temperatura. Uffa, che mangio! Speriamo bene. Io non vorrei essere troppo positiva, ma c'è un odore incredibile in cucina. Speriamo! Il timer ha squillato, quindi un secondo, nel senso che metto l'acqua in microonde e esco i biscotti. Spero che questo secondo non sia decisivo. Allora, dall'aspetto non sembrano bellissimi, anche perché sotto si sono bruciati. Vabbè. No, vabbè, picciotti, sono troppo triste. Io avevo già girato questo pezzo un'ora fa, avevo mangiato 2 biscotti, mi ero bevuta la tisana con voi. E no, forse non avevo mai acceso il tasto rec. Vabbè, facciamo che mi mangio un biscotto e lo assaggio. Tra l'altro non sono neanche riuscita a finire la tisana perché ho detto vabbè, faccio subito il video. Allora, la tisana buonissima, molto dolce, non va zucchero. E poi avevo mangiato i biscotti, quelli che erano venuti più carini, che palle! Allora, i biscotti sono stati in forno ventilato per 10 minuti. Forse avrei dovuto tenerli un minuto in meno. Il buchino all'inizio era molto morbido, adesso sono diventati un po' più duretti e soprattutto sono un po' bruciacchiati sotto. Dentro il buchino mettiamo un po' di Nutella e niente, in sostanza non abbiamo fatto merenda insieme, ma vediamo come sono questi biscotti dopo un'oretta. Picciotti non si possono mangiare. Sono proprio duri adesso. Non duri da spaccarvi un dente, però si vede che li ho tenuti un po' più del previsto. In realtà ogni forno è a sé stante, quindi magari il mio cuoce prima. Allora, picciotti, quando li avevo assaggiati appena sfornati, il mio voto da 1 a 10 per questi biscotti era 5,5. Perché il gusto era buono, era molto nutelloso, che per me è troppo, cioè
Io non amo le cose così tanto dolci, infatti secondo me questi biscotti non c'entrano nulla con i Nutella Biscuits, perché quelli hanno non so che di salato che mi fa venire voglia di mangiarne uno dopo l'altro. Questi sono biscotti, però non erano malissimo, ma si capiva che la consistenza era sbagliata, quindi io vi consiglio di non dimezzare le dosi, e se proprio volete dimezzarle state attenti e pesate l'uovo, perché il mio voto da 1 a 10 ai biscotti che ho mangiato adesso dopo un'ora non posso dirlo perché è troppo basso. Comunque io ringrazio tantissimo Chiara per avermi dato ispirazione per questo video. Vi lascio i suoi social giù nell'info box. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Non so perché questa parte la dico sempre velocissima. La prossima ricetta di cucina retro, anzi, a proposito, mi aiutate a trovare un nome effettivamente per questa rubrica di tentativi e soprattutto fallimenti in cucina, sarà la pizza, e là ci divertiremo. E niente picciotti, io vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto, tipo domani. XOXO la retro.